Mister, innanzitutto complimenti perché comunque avete scritto una pagina di storia dell'Hellas Verona. È chiaro che insomma uscire così dal Viareggio con una pesante sconfitta contro comunque un grandissimo Palermo è chiaro che lascia un po' di amarezza in bocca. Beh certo, l'epilogo che ovviamente per valori, per forze, doveva comunque venire, è ovvio che tutti se lo aspettano diverso. E che hanno beccato due conclusioni clamorose subito, ci ha messo 2-0 e adesso rimontare partite dopo la quinta gara, pochissimi giorni, servono energie importanti che non abbiamo trovato sostanzialmente. Poi magari forse un gol, due gol, l'ultimo poteva essere anche evitabile, credo che forse 3-1 poteva essere il risultato giusto perché alla fine abbiamo cercato di farlo, ci siamo proprio riusciti oggi. L'1-0, insomma, la deviazione che ha malato la palla sotto il set, dopo il secondo un Eurogol, dopo 12 minuti, insomma, essere già sotto i 2-0 è chiaro che ha preso Un una po' piega fiaccato. la partita sicuramente a favore del Palermo, Palermo che fisicamente comunque è nettamente superiore al Verona. Sì, è una squadra anche più vecchia, quindi più prestante fisicamente, più avvezza a giocare certe partite e poi trovando il vantaggio così ha potuto gestire meglio gli spazi e le ripartenze che hanno gamba per poterlo fare. Diventa difficile. Qua adesso più vai avanti, quelli che hanno il vantaggio di sbloccare la partita solitamente la portano a termine, fai fatica a rimontare. Complimenti comunque perché, ripeto, insomma, avete fatto veramente un grandissimo torneo. Cosa ti senti di dire? I tuoi ragazzi, visto che vi siete chiusi in cerchio, cosa hai detto ai tuoi ragazzi in Io quei li momenti lì? ho ringraziati perché mi ha fatto vivere un'emozione fantastica. Spero che l'abbiamo fatta vivere anche ai tifosi a casa quando ci hanno seguito. È chiaro che tutti ci aspettavamo un epilogo diverso, però proprio da queste partite qua dobbiamo imparare, dobbiamo crescere per affrontare poi il proseguo del campionato perché noi adesso dobbiamo vedere quante scorie ci lascerà il Viareggio cercando di non perdere di vista il nostro quinto posto.